Buonasera a tutte, tutti e tutto. Sono Tia Foresti di Bologna Possibile e questo è il secondo incontro della rassegna Incontrarsi è Possibile, secondo incontro di marzo. E oggi siamo insieme a Mondo Donna e con noi ci sono Loretta Michelini, Giovanna Casciola, Sara Macchioni e Patrizia Morgione e Carolina Comerio. Darei subito la parola a Loretta Michelini, presidentessa di Mondo Donna, e appunto chiederei inizialmente subito di parlare un po' di come è nata Mondo Donna Onlus, della storia e di ciò che fate, del lavoro che fate. Buonasera e grazie a voi per averci invitate. Sì, Mondo Donna è nata nel 1994 su un'esperienza di accoglienza, un progetto sperimentale, l'apertura di una casa d'accoglienza per donne straniere. Erano gli anni 90, appunto, c'era stato il grande afflusso dell'immigrazione maschile alla fine degli anni 80. E non esistevano strutture d'accoglienza per donne. In quegli anni si aprirono molti centri d'accoglienza per uomini perché ci furono i grandi arrivi dal sud dell'Italia verso l'Emilia-Romagna, che aveva una grande possibilità allora di inserimento lavorativo, quindi ci fu veramente un grosso lavoro per l'accoglienza maschile. In seguito a questo, naturalmente, ci furono i primi ricongiungimenti familiari e di conseguenza ci furono i primi fallimenti dei ricongiungimenti familiari. Vi erano poi delle comunità storiche, una in particolare che era la comunità eritrea, che da sempre viveva all'interno delle case dove le donne svolgevano l'attività di badantato, di domestiche. Queste donne, nel momento in cui uscivano dalle famiglie perché o rimanevano in stato interessante o perché erano anziane, perché era una comunità molto antica, era già antica allora, non trovavano accoglienza in strutture apposite perché non esistevano. Io allora lavoravo nel settore dell'immigrazione del comune di Bologna e quindi avevamo ben analizzato questo fatto. Quindi venivano accolte dalle parrocchie, dalla Caritas, da familiari, di amici che erano presenti sul territorio, ma non esisteva nessuna struttura che le accogliesse, così come le prime donne immigrate uscite da ricongiungimenti familiari falliti non avevano dove andare. Erano donne, quindi parliamo di un progetto che voleva specificatamente accogliere donne già regolarizzate, presenti nella nostra città, ma che avevano avuto un percorso di inserimento che si era interrotto perché appunto un ricongiungimento fallito o un'attività lavorativa interrotta. E quindi pensammo con un gruppo di donne italiane e straniere di proporre al Comune di Bologna di aprire questa prima struttura che si chiamava Centro Merlani perché era in via Sepelunga presso l'ex scuole Merlani, che erano le scuole elementari del quartiere. Oggi quella struttura accoglie dei minori stranieri non accompagnati. Fu un progetto molto interessante perché parteciparono tutte le istanze cittadine che si occupavano di immigrazione, quindi associazioni di volontariato, le parrocchie, la Caritas, chi faceva la primissima accoglienza. Questo progetto invece era un progetto che voleva andare oltre, faceva un'accoglienza di persone momentaneamente in difficoltà per riportarle in una situazione di autonomia. Quindi per noi l'obiettivo era donne regolari, ma allora poi il problema dell'irregolarità femminile non esisteva nei termini così complessi come esiste ora. Quindi donne immigrate, regolari, con bambini o anche sole, che avevano subito un momento di difficoltà e l'obiettivo era riportarle in una situazione di autonomia attraverso la ricerca del lavoro e dell'alloggio. Erano tempi molto più semplici, il lavoro si trovava facilmente, quindi noi riuscimmo attraverso uno strumento che allora erano le borse a lavoro, quelle che attualmente sono i tirocini, ad inserire tutte le donne che passavano da noi. Oltre a ciò c'era una gestione dell'edilizia pubblica che prevedeva una percentuale, mi pare del 10%, che riservavano i servizi sociali territoriali a donne che avevano individuato come donne capaci di gestire un percorso di autonomia. Quindi da noi sono passate centinaia di donne che sono state aiutate dalle educatrici che allora erano all'interno della struttura per un percorso di rinascita, di ripresa delle proprie capacità.
Quindi donne che venivano accolte, che venivano inserite al lavoro e che venivano inserite anche all'interno dell'edilizia popolare. Fu un grandissimo progetto, un progetto che ebbe fra l'altro il plauso della comunità europea. Poi, naturalmente, l'attività è cresciuta, quindi dopo il centro Merlani aprimo altre strutture d'accoglienza, sempre dedicata alle donne minori, perché questa è un po' la specificità di Mondodonna, che accoglie soprattutto donne minori e anche nuclei familiari. Quindi aprimo diverse comunità, poi Carolina, che è la responsabile, la dirigente appunto dell'area mamme e minori, vi racconterà come funzionano e quante sono oggi quelle comunità, e aprimo anche il primo centro per donne rifugiate. Quindi partecipammo al bando SPRARE, aprimo di nuovo una struttura sperimentale per donne richiedenti protezione internazionale con fragilità. Allora era lo SPRAR, la sigla che accoglieva questa tipologia di ospiti, e in quel momento poi Patrizia parlerà dell'evoluzione del progetto, ma in quel momento esisteva proprio la possibilità di accogliere donne richiedenti protezione internazionale cosiddette vulnerabili, quindi donne che avevano delle fragilità specifiche, particolari. Dopo lo SPRAR aprimmo i CAS, che sono i centri d'accoglienza straordinari, all'interno dei quali sono presenti donne, minori, nuclei familiari e anche uomini che provengono dai famosi sbarchi, quindi i famosi CAS che hanno avuto un'involuzione, anziché un'evoluzione, di questo ve ne parlerà invece Sara Macchioni. E poi aprimmo 7 anni fa il primo centro antiviolenza, ESPIE, di cui parlerà invece Gianna Casciola. Loro sono le dirigenti dei vari settori, poi vi dico che pezzetto manca all'interno di questo organigramma che vedete. E il centro antiviolenza noi lo aprimmo proprio partendo da quella che era l'esperienza concreta che facevamo. Cioè, molte donne, tutte le donne che accoglievamo, erano donne che avevano subito una qualche forma di violenza. Erano donne che non avevano la capacità, non una capacità personale, ma non avevano una possibilità di andare direttamente ai centri antiviolenza già esistenti sui territori, perché parliamo di donne straniere provenienti da culture diverse, di donne che non avevano nemmeno lontanamente elaborato il fatto di star subendo una violenza. Quindi noi capivamo che occorrevano degli strumenti che accompagnassero queste donne verso i centri antiviolenza, e decidemmo di aprire il primo centro antiviolenza di Mondodonna, che si chiama Chiama Chiama. Poi il progetto si è evoluto e Giovanna spiegherà come. Ci sono altre aree di intervento, naturalmente Mondodonna è organizzata per settori di intervento e queste sono le dirigenti, poi naturalmente ci sono altri progetti con i quali noi lavoriamo, progetti europei, progetti nazionali, varie tipologie di progetti che hanno comunque come obiettivo sempre quello di aiutare le donne, di accompagnare le nostre donne e le nuove donne che accogliamo verso dei percorsi di autonomia. Manca in questo pezzo di progetto che vedete una parte che però è più specifica della cooperativa Mondodonna, perché 3 anni fa abbiamo costituito la cooperativa Mondodonna proprio per offrire alle donne e anche agli uomini che noi accogliamo la possibilità di intraprendere delle attività all'interno della nostra organizzazione. E in particolare la cooperativa si occupa appunto della parte sociale assieme a Mondodonna Onlus Associazione, ma anche della parte commerciale. Vi dico due cose velocissime e lascio la parola a loro. Sono progetti molto interessanti, che io trovo anche affascinanti. Abbiamo la sartoria che si chiama Social She, al cui interno lavorano uomini e donne provenienti dalle nostre strutture e che hanno l'ambizioso compito veramente di creare dei modelli d'alta moda a partire da materiale riciclato, materiale che ci viene regalato, che ci viene fornito, e utilizzando la grande professionalità di donne e di uomini che se la portano dietro dai loro paesi di provenienza. Abbiamo un ragazzo che ormai è assunto da noi a tempo indeterminato, da tempo, che viene dalla Costa d'Avorio, che è stato accolto inizialmente nei CAS. Abbiamo una ragazza cinese, tuttora accolta in una struttura d'accoglienza,
e da altre persone. Il catering etnico, che è un altro nostro gioiellino, è fermo naturalmente perché in questo momento purtroppo la pandemia ha bloccato tutto. Abbiamo però un progetto che presenteremo alla fine di maggio, perché si sta concludendo adesso tutta la parte preparatoria, che sarà un food truck itinerante etnico. Quindi sarà la nostra cucina etnica che girerà sulle ruote di questo piccolo camper, e all'interno di questo progetto lavorano naturalmente donne ospiti delle nostre strutture, che proprio in questo periodo sono state formate da un cuoco che collabora con noi, e saranno pronte a maggio a partire con il proprio food truck, appunto. Mi fermo qui e lascio le parole alle dirigenti. Se ci sono delle domande, poi risponderò naturalmente. Grazie mille, ringrazio tantissimo Loretta Michelini per questa presentazione e appunto ricordo anche per chi ci sta seguendo, eventualmente se avete domande o interessi, appunto potete scriverlo nei commenti e li leggeremo alla fine dell'incontro. Ecco, inizierei appunto chiedendo alle varie coordinatrici di presentare appunto l'area di competenza, inizierei con Carolina Comerio che appunto si occupa dell'area mamma-bambino e appunto se ci puoi raccontare di che cosa si occupa questo progetto. Buonasera a tutti, intanto l'area che coordino si chiama appunto Mamma Bambino e comprende una parte che è dedicata all'accoglienza, quindi gestiamo quattro strutture residenziali in cui accogliamo nuclei monogenitoriali composti quindi da un genitore, in questo caso, nel nostro caso dalle mamme, e da figli minori. E nelle nostre strutture d'accoglienza i nuclei sono inviati dai servizi sociali territoriali, nello specifico i servizi sociali tutela minori, sia della città di Bologna, ma anche della provincia, della regione e anche fuori regione in alcune strutture. E i nuclei accolti sono appunto accolti in seguito a delle situazioni in cui si sono trovati in difficoltà e fragilità, sia dal punto di vista economico, abitativo, psicologico. Sono donne che vengono da situazioni di violenza, minori che vengono appunto da situazioni o di maltrattamento, abuso, violenza assistita. E lo scopo primario di tutta la nostra area accoglienza, quindi di tutte le quattro strutture, è quella di tutelare e supportare i minori e soprattutto il rapporto madre-figlio, quindi fare in modo che questi minori stiano con le loro madri all'interno quindi del loro nucleo familiare, essendo però tutelati. Quindi l'obiettivo poi primario è quello di accompagnarli verso un'autonomia che sia sostenibile e gestibile. Le diverse strutture d'accoglienza variano a seconda dell'intensità educativa, quindi del numero di educatori presenti nell'organico. Ci sono delle strutture denominate ad alta intensità educativa, dove c'è una copertura sulle 24 ore, in cui ci sono nuclei più complessi, in cui le donne, le madri in questo caso, hanno delle grandi difficoltà rispetto alle competenze genitoriali, che possono andare dalle cure primarie a maltrattamenti. In questo caso, molto spesso ci sono dei decreti anche del Tribunale dei Minori a tutela di questi bambini che vengono affidati momentaneamente al servizio sociale. E l'obiettivo primario, come dicevo prima, comunque rimane quello di rafforzare queste donne che si trovano in momenti temporanei di difficoltà, permettere a loro di ricostruirsi, di rafforzarsi in quello in cui sono momentaneamente carenti o deboli e fare in modo che riescano a stare bene con i loro bambini. Quindi in molti casi ci troviamo a sostituirci alle figure genitoriali, anche se temporaneamente. Poi ci sono strutture invece più leggere, per cui ci sono in accoglienza dei nuclei che vengono spesso da situazioni, per esempio, di sfratto, quindi di difficoltà proprio che non riguardano le competenze genitoriali, l'essere genitori, ma riguardano un sistema per cui hanno difficoltà a pagare un affitto, a mantenere un lavoro o a trovare un lavoro e mantenerlo perché sono spesso donne sole. E non hanno una rete familiare, una rete di supporto. Quindi l'obiettivo in questo caso delle strutture è quello di rafforzare il percorso d'autonomia e fare in modo che queste donne riescano a sostenere il percorso d'uscita dall'accoglienza. Per
Per questo è molto importante per le nostre strutture lavorare in rete, lavorare con il territorio, con la rete antiviolenza, quindi grazie anche al supporto del Chiama Chiama, del centro antiviolenza, per fare in modo che tutti insieme si lavori verso un obiettivo, cioè di farli stare insieme, fare stare insieme questi nuclei. E oltre all'area accoglienza abbiamo altre due attività nell'area mamma bambino, che sono il servizio di gestione del pronto intervento sociale sul territorio della Romagna, nello specifico dei comuni e dei distretti di Rimini e Riccione, per cui abbiamo una squadra di assistenti sociali pronti ad intervenire nei momenti in cui il servizio sociale territoriale è chiuso, quindi soprattutto nei notturni, nei fine settimana e nei festivi. Per cui se si trova sul territorio le forze dell'ordine, prevalentemente, o gli ospedali, trovano una situazione di pregiudizio per un minore o di una donna vittima di violenza, possono chiamare questo numero noto e in cui trovano l'assistente sociale, che è sempre reperibile, pronto ad intervenire e ad agire di conseguenza, che può essere la messa in protezione in una struttura ad indirizzo nascosto o, per quanto riguarda i minori, in una struttura d'accoglienza in convenzione con il servizio. E l'ultimo servizio della mia area è un servizio che riguarda il territorio delle Terre d'Acqua, ed è un servizio di educativa domiciliare in cui ci sono appunto questi educatori che svolgono dei servizi a domicilio, quindi presso le famiglie, volto a rafforzare sia la famiglia, il nucleo familiare, oppure nel particolare un minore, quindi un servizio educativo rivolto a un minore in particolare, per evitare future devianze o percorsi a rischio, percorsi di vita a rischio per questi minori. E l'intervento invece sui nuclei familiari che presentano magari gravi carenze educative e di cura a causa magari di deprivazioni socioculturali anche qua, o relazioni affettive educative magari che non sono che sono incongrue con i bisogni effettivi dei minori. E una parte di questo servizio sulle Terre d'Acqua è invece rivolto agli adulti e agli anziani, sempre in situazioni di difficoltà in carico ai servizi sociali, come tutto il mio settore. E sono questi adulti e anziani sono inseriti nel comune di Crevalcore all'interno di alloggi protetti o polifunzionali, per i quali viene attivato un progetto anche qua educativo e assistenziale da parte del servizio sociale territoriale. Questa è in sintesi, in estrema sintesi, l'area mamma bambino che coordino. Grazie. Volevo aggiungere, scusa, mi sono dimenticata, me l'ha ricordato appunto Carolina, che l'attività appunto di Mondo Donna si svolge sulla città di Bologna e l'area metropolitana e sulla parte della Romagna, in particolare nel distretto di Cattolica e Riccione. Grazie mille, e adesso darei appunto la parola a Patrizia Morgione, che si occupa dell'area, coordina l'area SAI ex SPRAR, e appunto se vuoi parlarci del progetto e di ciò che fate. Certamente, intanto coordino questo progetto insieme alla collega Lisa Regina Nicoli, appunto, che oggi non è potuta essere qui per motivi sanitari, ed è un progetto che a noi sta veramente molto a cuore, perché abbiamo veramente iniziato tutte e due a lavorarci nel 2009, quando, come diceva Loretta, iniziò l'avventura e iniziamo a gestire questa struttura che si chiamava appunto SPRAR, nel senso che dal 2002 al 2020 lo scenario così istituzionale ha cambiato sigla a questo progetto, per cui avrete sentito parlare di SPRAR, di SIPROIMI, di SAI. Sono tutte declinazioni di un medesimo progetto di accoglienza e integrazione rivolto semplicemente a categorie che hanno dei permessi di soggiorno che possono essere di richiedenti asilo o di titolari o come è stato appunto nel 2018 in poi con il sistema SIPROIMI, un bacino più allargato a categorie che potessero includere anche persone che avevano un permesso di soggiorno per vittime di tratta, per motivi di sfruttamento lavorativo, insomma per
per comunque situazioni molto specifiche legate al mondo della migrazione. Quello che è rimasto però un filo conduttore in questo progetto è sicuramente la capacità e la voglia di includere, di creare così una rete di soggetti, perché il sistema SPRAR è sempre stato nelle intenzioni un progetto di governance multilivello, cioè un progetto che prevede la compartecipazione tra enti locali, enti gestori, enti del terzo settore, che sicuramente hanno determinato su Bologna in particolare una crescita di livello, un aumento delle competenze, della qualità dei progetti abbastanza significativa. Ecco, noi iniziamo nel 2009 accogliendo 10 donne, oggi accogliamo 159 persone tra nuclei familiari, uomini singoli, donne e poi abbiamo i progetti speciali che sono destinati proprio a categorie vulnerabili, quindi persone vittime di tortura, con un disagio sanitario, un disagio mentale espresso o comunque ecco, latente in via di emersione e una serie di problematiche connesse ai percorsi di migrazione, cioè alle violenze subite durante i percorsi di detenzione nei centri che tristemente tutti noi conosciamo, ma che portano dietro anche veramente delle ferite molto importanti rispetto ad un'integrazione che non è avvenuta, che non avviene e che quindi marca significativamente proprio la marca il corpo, marca anche la mente, no? Marca l'aspetto emotivo e relazionale di queste persone che noi accogliamo con dei progetti speciali. Mondo Donna non ha, all'interno di questi posti del SAI gestisce in particolare tre progetti speciali che sono uno rivolto a minori stranieri non accompagnati, uno rivolto appunto alle categorie vulnerabili esclusivamente femminili e uno volto alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Abbiamo deciso, ma deciso non è il termine giusto, cioè nel senso l'evoluzione di questi progetti ci ha messo davanti delle sfide nel tempo. Lo scenario dell'accoglienza nel 2009 era uno scenario, come un po' raccontava Loretta, connotato sicuramente da maggiori possibilità di inclusione socio-economica per le nostre beneficiarie, maggiore si poteva contare anche su un clima, un tessuto cittadino, un'accoglienza sicuramente più diffusa e più aperta di quella che ci troviamo, con cui ci confrontiamo oggi, e questo è il frutto di scelte politiche nazionali anche, ecco. Per cui sicuramente è cambiato l'aspetto della città, è cambiato l'aspetto della migrazione purtroppo, e la migrazione ha incontrato dei sentieri molto duri e di grande sofferenza, per cui le persone che oggi noi accogliamo nei percorsi sono sicuramente sofferenti in misura forse diversa rispetto a come lo erano nel 2009, non che non lo fossero nel 2009, ma si portano dietro veramente i segni anche di una discriminazione molto forte che a livello giuridico c'è stata e che ha un po' attraversato anche questi anni di servizi SPRAR, SIPROIMI e oggi SAI, per cui ecco, ci siamo adeguate e ci siamo evolute creando sempre più reti con, e connessioni con nuovi saperi, nuove discipline, creando occasioni per incontrarci, per migliorare i nostri interventi attraverso proprio una messa in rete, una condivisione delle risorse e investendo molto anche sulla formazione e sull'aggiornamento. Per cui ecco, la scena è sicuramente cambiata rispetto al 2009, ci sono nuove sfide, però c'è anche un elemento che a livello proprio cittadino di progetto SAI è evidente a Bologna, cioè è questo forte interesse e questa forte tensione a migliorare il progetto e ad includere veramente partner che conoscono la materia, che sono che condividono con noi diverse azioni progettuali con le quali noi
collaboriamo in una maniera molto utile. Ecco, questo è un po' in sintesi il progetto, poi ci sarebbero tante cose da dire, ma ovviamente magari ne parliamo più nella parte riservata alle domande. Grazie mille Patrizia, grazie mille. E appunto adesso darei invece la parola a Sara Macchioni, che coordina l'area Accoglienza Straordinaria. Grazie, buonasera. L'area accoglienza straordinaria ha subito in questi anni effettivamente tante evoluzioni. Iniziamo dal 2014 con l'apertura in emergenza e lì si poteva parlare effettivamente di una prima emergenza e di un centro assieme ad altri colleghi del settore sociale richiamati un po' da quello che era l'esigenza di quel momento rappresentata dalla Prefettura di Bologna di dare accoglienza ad un primo gruppo di 80 persone che stavano arrivando letteralmente sul territorio e che non si sapeva in quel momento dove accogliere. E così è stato aperto il primo centro di accoglienza straordinaria ed è effettivamente stato in 24 ore ed in una versione straordinaria. Da lì in avanti sono stati aperti con queste modalità altri due centri nello stesso anno, ma piano piano da lì ad oggi si sono poi invece sistemate, allineate e date una serie di metodologie e organizzazione tutte le nostre altre sedi. E dal 2014 appunto c'è stata questa evoluzione rispetto ad un iniziale picco numerico a cui la città comunque ha dovuto fare fronte in termini proprio di reperimento dei posti in accoglienza ed è quello che è successo un po' su tutto il territorio nazionale, quello che era il sistema di accoglienza ministeriale, che è quello che ha appena presentato appunto Patrizia, non era in grado di recepire al proprio interno i numeri delle persone che stavano via via arrivando e quindi c'era bisogno di creare un canale parallelo ed è per questo che poi si chiama straordinario e che potesse dare accoglienza a queste ulteriori persone che arrivavano. In regione diciamo che il sistema si è evoluto all'interno poi del 2015 con la strutturazione di un centro recettivo che, in cui arrivavano le persone e venivano distribuite sul territorio e capillarmente in tutti quanti i territori e le province. E tanti piccoli progetti di accoglienza diffusa, quindi contrariamente alla necessità iniziale e l'emergenza iniziale di collocare le persone in quelli che erano centri appunto da 50-80 persone, pian pianino quei centri hanno lasciato spazio a progetti molto più simili alla realtà di accoglienza di uno SPRAR, di un SIPROIMI. E ora sai, adesso se non li diciamo tutte le volte, sostanzialmente si è creata una metodologia anche abbastanza similare a quella che era stata individuata come una buona prassi all'interno del sistema SPRAR. E quindi sicuramente la presenza in carico delle persone è una presa in carico a 360 gradi e che inizia nel momento dell'arrivo sul territorio con una primissima fase di orientamento a quelli che sono i servizi, a come funzionano le minime prassi e c'è uno screening ovviamente c'è stato e c'è tuttora ma con numeri considerevolmente ridotti e uno screening iniziale per coprire un pochino quelle che sono e che potrebbero essere le fragilità sanitarie, ma anche socio-sanitarie e di supporto psicologico, quando già all'arrivo si individuano delle fragilità, poi consistenti. In questo devo dire che e anche durante tutto il percorso
mi collego a quello che già hanno detto le colleghe, credo che nel nostro lavoro come associazione e come rete il fatto di avere un centro antiviolenza al nostro interno e la possibilità di fare delle segnalazioni immediatamente all'arrivo, che sia per situazioni di vulnerabilità legate alla tratta e degli esseri umani, quindi nel nostro caso volto molto più al femminile, su situazioni di sfruttamento della prostituzione, rischio di fuga piuttosto che rapimento, per dirlo in termini molto semplici, nel senso che alle volte è capitato, soprattutto negli anni in cui i numeri e i flussi erano molto rapidi, e le donne arrivassero e venissero catalizzate nell'immediato, senza che noi avessimo il tempo proprio di farci un lavoro di lunga presa in carico, che è quello di cui ci occupiamo e a cui eravamo un po' più abituate negli anni precedenti e a cui ci stiamo riabituando adesso in questi ultimi anni. E quindi questo ha molto aiutato ed è stata da subito, insomma, individuata come un'ottima prassi al nostro interno, quindi per tutte quelle che erano le situazioni all'arrivo e durante il percorso di accoglienza, e c'è sempre stata la possibilità di aderire e di far aderire le donne che accogliamo a sia dei percorsi di supporto psicologico sia a dei percorsi di emersione del fenomeno della tratta, e piuttosto che emersione di altri vissuti legati alla violenza e quant'altro. La presa in carico, appunto, è un po', anche perché i percorsi sono lunghi, per quanto la parola straordinario e emergenza faccia pensare ad una situazione che ha una breve durata, e in realtà i percorsi durano anche 2, 3, 4 anni, e abbiamo persone all'interno dei centri di accoglienza che sono arrivate nel 2016, faccio degli esempi proprio ad oggi che siamo nel 2021, e ancora non hanno concluso il proprio percorso in accoglienza, quindi per delle tempistiche ovviamente legate ad una lunghissima attesa della commissione, perché tutti gli ospiti che accogliamo all'interno dei centri di accoglienza straordinari ovviamente sono legati alla regolarizzazione, quindi sono all'interno del progetto per tutto il tempo che prevede l'andare in commissione, portare il proprio vissuto e la propria storia in commissione e avere poi una risposta da parte della commissione. Quando la risposta è negativa c'è un ulteriore tempo, che è quello in cui il richiedente asilo può fare appello, ricorso rispetto alla propria pratica, e quindi insomma sì, si tratta di percorsi piuttosto lunghi. L'obiettivo è, come in tutti gli altri settori, quello di portare le persone all'autonomia, quindi dato che non si tratta di primissima accoglienza e basta, ma di un più lungo iter, e non so quanto tempo ho parlato, quindi non so quanto possiamo approfondire altre eventuali. No, puoi andare, non preoccuparti per il tempo, approfondisci. C'era un po'. Allora, sicuramente, ecco, ci sono stati appunto dei momenti storici in cui c'è stata una grande crescita, abbiamo avuto al nostro interno una ventina di progetti aperti contemporaneamente, quindi 20 centri di accoglienza dalle piccole alle grandi dimensioni, e c'è stato poi un periodo in cui man mano, andando verso quella che è stata chiamata sprarizzazione nel 2017-18, e in realtà i CAS stavano iniziando a lasciare un pochino il passo a delle forme un po' più strutturate di ampliamento dei posti ministeriali, quindi facente parte della rete SPRAR, e ci troviamo oggi in un momento in cui a tutti gli effetti gli arrivi sono assolutamente diminuiti. E il centro regionale di smistamento e primissima accoglienza non è più in quella sua funzione, ma è un CAS come tutti gli altri a tutti gli effetti, quindi non si occupa più di
dare risposta al primissimo bisogno di accoglienza, ma all'accoglienza pura. E, i numeri al momento per quanto riguarda l'associazione Mondo Donna che gestiamo sono di 13 strutture e l'accoglienza è suddivisa ovviamente per utenza femminile, maschile, nuclei monogenitoriali o nuclei completi, come un po' anche l'altro settore. E, sicuramente i decreti e le scelte politiche in questi ultimi anni hanno fatto oscillare e si sono fatti sentire sia a livello organizzativo, sia a livello economico, sia a livello di vissuto e di quelli che sono poi tutti gli operatori che, ma non soltanto noi che ovviamente abbiamo dovuto gestirlo dall'alto, ma diciamo che le ondate si sono sentite un po' su tutti i livelli a caduta e l'instabilità del periodo in cui sono usciti i decreti sicurezza è stata sicuramente un'instabilità che si è ben percepita e che ha visto il termine delle accoglienze e l'impossibilità per noi di mantenere quella che era una rete e un circolo virtuoso, ovvero di un termine accoglienza nel settore CAS ed una segnalazione conseguente al settore Siproimi, laddove ci fosse una ancora alta vulnerabilità non terminata e non terminabile probabilmente, ma anche per percorsi che invece si erano aperti e conclusi in breve tempo per una commissione molto rapida e che bisognavano ancora però di una conclusione per arrivare al completamento dell'integrazione. E niente, lascerei la parola ai prossimi settori. Sì, poi ritornerei su questo ambito dopo. E appunto diamo la parola a Giovanna Casciola che coordina l'area antiviolenza di cui fa parte anche lo sportello, il progetto Chiama Chi Ama e appunto se puoi parlarcene di questo. Certo, con piacere. Innanzitutto buonasera a chi ci sta seguendo. Come hanno già ben detto le mie colleghe e Loretta, l'esigenza di un centro antiviolenza interno al Mondo Donna nasce proprio dall'aver intercettato in tutti quei settori che hanno ben esposto appunto le mie colleghe bisogni delle donne che altrimenti non sarebbero stati presi in carico, no? E ai centri antiviolenza tradizionalmente vanno donne che hanno già maturato l'idea di emanciparsi da vissuti appunto di violenza, mentre Mondo Donna verificava nelle strutture che gestiva, nei progetti che appunto proponeva, che molte donne ospitate nelle strutture mamma bambino, nei CAS, negli SPARAR, erano in queste strutture per altre motivazioni, ma avevano nel loro vissuto il tema della violenza e che se questo tema non veniva preso in carico, no, dalle operatrici, dagli operatori che lavoravano appunto a Mondo Donna, anche percorsi di empowerment e di rafforzamento volti all'autodeterminazione, a riprogettare una vita liberi appunto da fragilità, esclusione e quant'altro, non potevano andare a buon fine, perché la violenza, il vissuto di violenza è un vissuto che deve essere preso in carico affinché appunto chi lo subisce possa emanciparsene e riprogettare la propria vita. Per questo motivo appunto nel 2013 nasce questo interesse di Mondo Donna che si rafforza nel 2015. Siamo un centro antiviolenza iscritto alle regionale dei centri antiviolenza, sediamo appunto a tutti ai tavoli metropolitani e comunali in cui si parla di azioni di contrasto e di prevenzione alla violenza e siamo presenti sul territorio di Bologna e quando dico Bologna mi riferisco non solo alla città capoluogo ma a tutta l'area metropolitana, quindi della provincia di Bologna e anche nell'area del distretto di Riccione. Cosa facciamo? Noi nel centro antiviolenza
accogliamo le donne appunto che vogliono parlare, che vogliono avere uno spazio di parola, che vogliono emanciparsi appunto da relazioni violente e vissuti violenti per se stesse, per i loro figli e le loro figlie. Questo è molto importante. Lo facciamo con un gruppo di lavoro multidisciplinare. Al centro antiviolenza lavorano operatrici antiviolenza, psicologhe e psicoterapeute con formazione trasculturale, avvocate, civiliste, penaliste e esperte della migrazione, proprio perché sempre di più il contrasto alla violenza si fa complesso. Le donne che noi accogliamo sono portatrici di bisogni complessi e non a caso Mondodonna per prima a livello territoriale si è posta il problema di come per esempio rispondere alle donne, no? Migranti che venivano con migrazioni forzate, no? Che erano ospitate appunto in altre strutture ma portavano sul loro corpo segni evidenti di violenza, ma non solo di una violenza, no, ma di tante violenze che erano agite per primo nel loro paese d'origine, durante il viaggio e molto spesso, ahimè, nel luogo d'approdo e d'arrivo. Per questo, per questa, diciamo, attenzione, no, ai nuovi bisogni, Mondodonna nel 2020 ha voluto assumere come appunto tema fondamentale quello del contrasto alla violenza nelle donne con disabilità vittime di discriminazioni multiple, proprio perché l'obiettivo del centro antiviolenza è quello di rendere prossimi alle donne spazi dove richiedere aiuto e è anche quello di disseminare i territori di una presenza che dica, no? Che nomini il fatto che quei territori sono sensibili a questo tema e che gli uomini che abitano quei territori devono, come dire, essere attenti perché devono sapere appunto che quel territorio lì è un territorio che in qualche modo può intervenire in situazioni appunto di violenza, può intervenire attivando una rete che sostiene le donne appunto. E per questo motivo noi siamo in tutti i distretti della città metropolitana, pianura est, ovest, Appennino, Reno, Lavino, Samoggia e appunto forse e Valsamoggia. Quindi siamo in tutti questi posti e con spazi fisici, operatrici, psicologhe e avvocate. Lo dico soprattutto in questo momento in cui le donne sono costrette, come lo sono già state all'inizio del 2020, a una convivenza forzata. Nei centri antiviolenza si può andare, si deve andare se si ha bisogno di aiuto e non c'è bisogno di nessuna autorizzazione. Siamo, diciamo, servizi di emergenza, quindi ci si può sempre recare al centro antiviolenza. Nel 2021, sempre in questa ottica di prossimità e di specificità, la nostra attenzione si è focalizzata su un'altra tipologia di donne, non è bello dire tipologia, ma su un'altra categoria di donne che sono le donne senza dimora, donne che appunto vivono una situazione di violenza a 360 gradi. Per questo noi abbiamo attivato con la Dolce per l'essenza fissa dimora e con AIAS per le donne con disabilità un partenariato, perché ci rendiamo conto, l'abbiamo fatto al nostro interno come prima cosa, che occorre rispondere alla violenza mettendo insieme i pezzi, mettendo insieme le competenze, integrando e non specializzando, non frammentando il percorso di presa in carico e d'aiuto.
altro. La stessa come dire, azione, attività che noi svolgiamo sul territorio di Bologna, la svolgiamo sul territorio sul distretto di Riccione e Cattolica. Anche lì abbiamo un centro antiviolenza che è sito a Cattolica e abbiamo 6 presidi distrettuali e operiamo con la medesima metodologia. Un'altra azione molto importante, sempre di presidio del territorio, è quella delle cassette viola e dei totem, che sono dei semplici cassette appunto della posta o dei totem informativi in cui le donne possono deporre dei messaggi, prendere una brochure informativa, segnarsi il numero di telefono da chiamare appunto se si ha bisogno d'aiuto. Sono delle modalità di comunicazione e appunto di attenzione, proprio per ribadire quel discorso di presidio del territorio. Sono queste cassette, questi totem, i luoghi frequentati per la maggior parte da donne, no? E che possono essere frequentati senza correre il rischio di essere magari viste, no? O etichettate come donne che hanno una problematica di violenza e quindi si recano ad un servizio apposito, perché molte volte chi vive violenza, nella stragrande maggioranza dei casi, vive una situazione di fragilità, di solitudine, di esclusione e anche di senso di colpa, perché pensa che è la sola appunto a viverlo, anche se purtroppo i dati di questi giorni e di questi mesi ci dicono tutt'altro, ci dicono che la violenza, per chi non l'avesse capito, è un fenomeno strutturale, è un fenomeno culturale anche, che si combatte, si previene con la trasformazione culturale. Basti pensare che da gennaio ad oggi sono state 14 le donne uccise per mano dei loro mariti, compagni, ex mariti o ex compagni. Questo dovrebbe fare interrogare tutte le persone. Mondo Donna si è molto interrogata su questo e è per questo motivo che ha molto rafforzato, anche in ottica di integrazione interna dei servizi, il lavoro dell'antiviolenza in questi anni, proprio perché è diventato un tema fondamentale e un tema, diciamo, un altro di quei temi che ci dicono che i diritti sono negati, no? Il Mondo Donna lavora affinché tutte le persone native, migranti, uomini, donne, bambini, bambine, ragazze e ragazzi, appunto, possano esigere i loro diritti. Io grazie mille. Se ho detto tutto, Loretta, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto all'antiviolenza. Ti sei dimenticata delle case rifugio. Veramente, bravissima. Ecco, oltre al centro Due case rifugio. Due case rifugio, una a Bologna, che è una la cattolica. Prima a livello nazionale che adotta una metodologia trauma orientata, quindi è un sistema, no, che insieme collabora e sostiene e aiuta la donna a uscire da questi percorsi affinché non ci ricada, e un'altra invece a Cattolica, sempre una casa rifugio con una metodologia diversa, ma che appunto è in grado di ospitare e prendere in protezione donne non solo del territorio ma anche del territorio regionale, non solo. Abbiamo avuto anche delle donne in ospitalità che venivano da altre regioni, perché chi ha bisogno di mettersi in protezione ha bisogno anche di allontanarsi dal territorio di residenza. Aggiungo solo, rispetto alla casa trauma orientata, che anche questo è un progetto sperimentale, unico un po' in Italia, la prima casa rifugio che ha queste caratteristiche, che abbiamo voluto, che abbiamo discusso con la professoressa Vittoria Ardino, che è la direttrice della Società di Ricerca Internazionale, che porta il trauma, l'approccio trauma orientato all'interno della propria disciplina,
che per la prima volta viene applicato in una casa rifugio, e noi ci abbiamo fortemente creduto a questo approccio, perché è un approccio che si basa sulla psicoeducazione. Le donne vengono aiutate, prese in carico, non per essere etichettate come donne disagiate psicologicamente, ma aiutate attraverso il metodo della psicoeducazione per andare a lavorare e con loro elaborare e superare i traumi che hanno subito, che derivano proprio dalla vita di violenza che hanno dovuto sopportare. Solo questo. Sì, tra l'altro ricordo appunto che sotto è comparsa una tendina con il link che rimanda al sito di Mondo Donna Onlus, e in particolare alla pagina del servizio Chiama Chi Ama, e c'è anche appunto il numero di telefono per chi avesse bisogno del servizio di aiuto e sostegno, e il link vi rimanda poi anche al sito più in generale di Mondo Donna. Ecco, io mi ha molto colpito come in tutte le vostre presentazioni delle varie aree abbiate tutte specificato la necessità di fare rete sul territorio, e fare rete anche tra le vostre aree di competenza, nel senso che poi in qualche modo sono tutte quante collegate le vostre aree di competenza. Ecco, e appunto l'importanza di fare rete, di fare condivisione, e come ha detto anche Giovanna, di non frammentare un aiuto che è indispensabile, e forse maggior ragione in un momento particolare come questo anche. E fare rete anche con le istituzioni anche, e anche dove obiettivamente le istituzioni vengono a mancare in certe occasioni, o dove appunto, come è stato anche detto prima, le scelte politiche in vari campi non sono scelte giuste. Infatti io volevo chiedere appunto a Sara come è cambiata la gestione dell'accoglienza per voi, come è cambiato ciò che vi siete trovati di fronte. Un po' l'hai accennato, però mi piacerebbe che magari se puoi declinarlo meglio, magari anche in maniera più personale, cioè ciò che ti sei trovata davanti tu in seguito all'approvazione dei decreti di sicurezza approvati appunto, cioè convertiti in legge nel dicembre del 2020, in seguito all'approvazione dei decreti sicurezza nel 2018, e in seguito poi anche all'approvazione di quelli che sono andati i decreti immigrazione, che sono andati a cambiare in parte quelli che erano i decreti sicurezza che avevano cambiato completamente avevano stravolto la legislazione italiana in materia di asilo, e soprattutto abolendo la protezione umanitaria, l'estensione del trattenimento nei CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, e anche il trattenimento negli hotspot, lo stanziamento di più fondi per i rimpatri, non lo stanziamento di più fondi per l'accoglienza. Quindi volevo chiederti appunto come era cambiata la percezione dopo questo cambio di legislazione proprio. Allora, cerco di non renderlo troppo personale, perché sarebbe tragica, se no, devo dire che quello che è stato l'impatto forte intanto è stato su più fronti, nel senso che in poco tempo si è sentito un
cambiamento su più livelli, nel senso che si è cominciata a percepire proprio una differente concezione e clima intorno rispetto a anche atteggiamenti di maggiore chiusura, maggiore colpevolizzazione quasi del occuparsi di determinate tematiche ed essere principali protagonisti, e in questo caso i nostri migranti, e di percorsi di immigrazione, accoglienza, integrazione. E poi c'è l'aspetto legato alla parte legale, nel senso che molti di loro si sono visti interrompere alcuni di quelli che erano i loro percorsi verso un riconoscimento di uno status che fino al giorno prima poteva essere in loro diritto e il giorno dopo non lo era più. Sono cambiati quindi sia i permessi di soggiorno frastagliandoli e confondendo anche molto le idee dal punto di vista proprio legale, e noi rispetto a quello che invece era il sistema di accoglienza abbiamo accusato tanto, oltre a questi aspetti che comunque si sono accusati da tutti i piani, su tutti i piani, e dei forti tagli, nel senso che Bologna poi, come tante altre città in Italia, ha resistito molto a quelli che sono stati gli attacchi da questo punto di vista, nel senso che uno dei principali aspetti poi dei decreti di sicurezza era legato, oltre alla legislazione, diciamo allo stanziamento di quelli che erano stati i fondi dal 2014 fino al 2018 previsti per fare accoglienza. E le quote che venivano messe a bando, sono state messe a bando nel 2018 e che ci forzavano come ente gestore di accettare quello che era il nuovo disegno dell'accoglienza, erano ridicole dal punto di vista proprio della cifra che permettesse di fare una buona accoglienza. Noi siamo riuscite, come appunto altre realtà su tutto il territorio nazionale, un po' disparate qua e là e a seconda anche di quella che era la realtà territoriale, e su Bologna abbiamo fatto molta rete anche in questo caso con un po' tutti quelli che sono stati gli enti gestori coinvolti negli anni sul piano dell'accoglienza, e non ci siamo mai adeguati a quelli che erano i nuovi bandi messi scritti dal Ministero ed emanati dalle varie prefetture. Abbiamo fatto tanti ragionamenti, io ricordo con Loretta che sono stato un anno e mezzo di continui ragionamenti, verifiche dei ragionamenti e verifiche di budget. Quello che avevamo costruito comunque abbiamo ad un certo punto dovuto tagliarlo, nel senso che dal 2014-15 in avanti avevamo costruito un sistema che prevedeva una scuola di italiano interna super professionalizzante e con percorsi individuali, con un sostegno ottimo con delle professioniste che operavano all'interno di questo sistema scolastico che avevamo proprio predisposto, trattando noi così un ampio raggio di numeri e di ospiti, e avevamo un'equipe legale che per fortuna abbiamo mantenuto, anche se abbiamo dovuto un po' tagliare il monte ore, che si occupava e si occupa tuttora di tutti i percorsi di riconoscimento. Avevamo addirittura ad un certo punto inserito due figure di ostetriche specializzate che ci sostenevano nel supporto a quelle che erano le situazioni di vulnerabilità, ma anche semplicemente di maternità, gravidanza, svezzamento, insomma avevamo messo insieme un sistema che era veramente molto molto corposo a livello proprio di varie reti, vari appoggi, la ricerca lavoro, e c'era insomma
insomma, c'erano tante cose che funzionavano e avevano funzionato perfettamente fino a quel momento, che sono state smontate, ed era stato ovviamente un grande investimento e una grande fatica a costruirle. Quindi diciamo che dal giorno alla notte è venuta un po' meno, senza un apparente motivo logico, quello che era tutto il nostro lavoro di quegli anni. E quindi sì, dico personale, per questo non è stato un periodo semplice. Abbiamo molto resistito, devo dire che forse anche per la realtà territoriale in cui ci troviamo abbiamo avuto la fortuna di lavorare bene noi, di trovare anche degli interlocutori a livello istituzionale che in quel caso ci hanno un po' sostenuto anche tra le righe, quando non era esattamente possibile sostenerci in altro modo. E poi farei in realtà integrare a Loretta, più che altro perché pure ha avuto una realtà percussione da tanti punti di vista. Ma no, il tema è quello che dicevi tu, Sara, è che è saltato un sistema improvvisamente. I decreti di sicurezza hanno fatto saltare un sistema che noi avevamo costruito con molta attenzione, proprio per, dico noi come Mondo Donne in particolare, perché da subito per noi l'approccio è stato, bene, certo parliamo di emergenza, parliamo di centri di accoglienza straordinari, ma l'emergenza va configurata all'interno di una programmazione di azioni che ti permettono di gestirla. Quindi noi avevamo il modello allora SPRAR come modello di riferimento, noi di Mondo Donna, e l'abbiamo, ragionando con Sara e con le collaboratrici, applicato all'interno dei CAS, e funzionava molto bene. Noi gestivamo delle situazioni di emergenza declinandole all'interno di un contenitore che ci permetteva di operare finché, voglio dire, tutte le procedure per passare dall'accoglienza straordinaria ad una eventuale autonomia attraverso eventualmente un passaggio SPRAR o SIPROIMI funzionasse. La messa in discussione improvvisa e immediata ha fatto saltare tutto quanto, quindi è stato un settore che ha sofferto tantissimo per gli ospiti, ma per tutti per la dirigente, ma per tutti gli operatori e le operatrici che lavoravano all'interno di quel settore, perché è stato proprio destrutturato, fra l'altro con delle false giustificazioni, tutto il tema del carattere economico, il tema che le cooperative e l'associazione facevano i soldi sulla gestione dei CAS è stato veramente vergognoso e svilente perché ha lavorato. Perché noi sappiamo oggi che con il taglio che c'è stato hanno ridotto la modalità e la capacità di gestire gli ospiti di quelle strutture. Non c'è stato nessun aiuto, non è che tagliando i fondi hanno raggiunto chissà quale obiettivo, hanno distrutto un sistema e reso molto più difficile la vita degli ospiti e l'organizzazione del lavoro all'interno di quelle strutture. E siamo ancora fermi lì, perché è vero che ci sono state delle evoluzioni normative, ma da un punto di vista della gestione delle strutture siamo ancora in quel momento, in quel periodo. Fra l'altro, purtroppo, essendo che il sistema è saltato, molto dipende dai rapporti che ci sono con i nostri committenti, e a volte dipendono dalla volontà o non volontà della persona che in quel momento si trova a gestire quelle strutture. Hanno proprio fatto saltare un sistema e messo in discussione un'accoglienza che aveva un metodo d'accoglienza che aveva un grande significato, che passava appunto da un'emergenza strutturata a un percorso d'autonomia attraverso il passaggio nello SPRAR o nel SIPROMI, e per chi poteva, per chi pochi che avevano le capacità di un'autonomia immediata, comunque un accompagnamento reale verso appunto un percorso di autonomia e di integrazione. Quindi è stato un vero disastro da tutti i punti di vista, e noi speriamo che ancora oggi ci si metta mano, perché la situazione dopo i decreti non è cambiata, se non per alcune norme che permettono di nuovo il riconoscimento, certo, del richiedente protezione, ma di fatto la gestione dei CAS purtroppo è ancora molto molto sofferente. Grazie mille, e ci avviciniamo alla conclusione. E vedo però che c'è un commento di Eulalia Grillo che chiede appunto se magari può essere messo
come tendina sotto, chiede: credo che a Bologna non esistano strutture ICAM, istituti di custodia attenuata per madri detenute. Qual è l'iter per istituirle, creando così per le donne detenute e i loro bambini l'opportunità di vivere il periodo detentivo in un luogo più accogliente? Non so chi sia più... Lei sostiene che non esistano o lo chiede? Perché non, lo sto guardando. Credo che a Bologna non esistano. Io non sono così sicura che non esistano. Noi abbiamo lavorato per un periodo dietro un'ipotesi di apertura di strutture come queste. Ti ricordi, Sara? E poi non so per quale motivo non abbiamo proseguito. Era un progetto che a noi interessava molto e che potremmo... riprendere a studiare se fosse possibile. Io non so se davvero a Bologna non esiste per nulla. A Milano esiste, a Venezia, bene, allora a Roma. Mi ricordo che eravamo state coinvolte proprio nell'idea di progettazione da qualcuno. Il prossimo progetto. Grazie. Ci lavoreremo volentieri. Allora, intanto grazie anche a Eulalia per questa domanda. Per averci ricordato che c'è questo progetto al quale dobbiamo lavorare, è vero. E, niente, io vi ringrazio tantissimo di aver accettato questo incontro, è stato davvero molto molto interessante, sono emersi temi importantissimi, delicati, e vi ringrazio davvero tanto per essere... venute qua con noi. Grazie a voi, grazie a voi. E niente, quindi vi saluto e ricordo a chi ci sta seguendo che prossimo lunedì ci sarà un altro incontro di incontrarsi, della rassegna Incontrarsi è possibile, il mondo dello sport di base a un anno dall'inizio della pandemia, sempre lunedì alle 18:30 in diretta a Facebook, sulla pagina Facebook di Bologna Possibile. E grazie a tutti, tutti e tutto, e buona serata, grazie mille. Grazie a voi che ci ha seguito, buona serata a tutti. Buona serata, arrivederci. Arrivederci.